Allora, sono Emanuel, oggi sostituirò Dario perché non poteva essere presente. Oggi vedremo algoritmi sulle stringhe. Quanti di voi hanno visto algoritmi sulle stringhe in qualche corso di algoritmi? Uno, va bene. Algoritmi di stringhe che sono algoritmi che tipicamente risolvono il problema di string matching. Algoritmi famosi come KMP, Rabin Karp, probabilmente avete solo sentito parlare, probabilmente neanche se non avete fatto in un corso di algoritmi. Però di per sé che cosa si intende? Allora, abbiamo una stringa che indicheremo con T ed è il testo che ha lunghezza n, quindi fa parte di questo insieme, questo linguaggio, e dove sigma è l'alfabeto. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo un pattern, che di per sé si intende un'altra stringa di lunghezza m, e quello che ci chiediamo è quali sono le occorrenze di questo pattern dentro il testo, che si può indicare ad esempio tutte le posizioni all'interno del testo, non so, da 0 fino a n-m, probabilmente diciamo off by one. Tale per cui il pattern coincide con il testo dalla posizione i alla posizione i più m-1. Ok, quindi dobbiamo trovare tutte le posizioni in cui occorre il pattern. Ora, oggi vi farò vedere un algoritmo che di per sé non è nato per risolvere direttamente questo problema. Quello che fa è costruire una struttura di supporto per il testo e dà delle informazioni. Allora, consideriamo una stringa sempre di lunghezza n, ad esempio alla banana. E vogliamo costruire un array di supporto che ci dia qualche informazione. Ok, benissimo. L'algoritmo che vi sto per presentare ha lo stesso nome di questo array che rappresenta una funzione che prende il nome di z. Che cos'è che ci dà questa funzione z? La funzione z è quella che dà informazione su una particolare sottostringa rispetto al prefisso della stringa. Ovvero, a una qualsiasi posizione i, io so, voglio calcolarlo a dire il vero, quanti caratteri a partire da quella posizione hanno corrispondenza con il prefisso della stringa. Tipicamente, questo qua, questo valore qua, è banale. Qualcuno mi sa dire perché? Prima parte. Cosa? Perché Perché prima parte. se io vi chiedessi, a partire da questa posizione, quanti caratteri matchano con un prefisso di questa stringa? Qual è il massimo numero di caratteri che matcha? Tutta la stringa. Chiaro? Cioè, io vi dico, A, quanto matcha con se stessa? 1, posso estendere la stringa a 2. Ed è sempre un prefisso, posso estendere arbitrariamente fino alla fine della stringa ed è un prefisso. Quindi di per sé quello che si fa è questa posizione si ignora. Ora proviamo a calcolarla per questa seconda, a partire da questa seconda posizione. Allora, a partire da questa posizione riesco a matchare un carattere con un prefisso? Questo qua matcha? Con questo? No. Quindi non posso andare oltre e quindi 0. Ora, da questa posizione, qual è il più lungo fattore che corrisponde con un prefisso della stringa? Ad esempio, A corrisponde con un prefisso? Sì. AN corrisponde con un prefisso? Sì. ANA corrisponde con un prefisso? Sì. AN AB corrisponde?
No, perché il quarto carattere non è un match. E quindi qual è la lunghezza massima? 3. E allora qua segneremo questa informazione. M, stesso ragionamento, non matcha con A, quindi non esiste nessun fattore a partire da quella posizione che corrisponde con un prefisso. Con un carattere matcha con un prefisso? Sì. Due caratteri, AB, matcha con un prefisso? No. E allora qua segniamo 1. B non matcha con A, quindi 0. E poi a partire da qua che cosa abbiamo? A matcha con un prefisso? Sì. AN matcha con un prefisso? Sì. E così via. Si può vedere che a dire il vero arriviamo fino alla fine della stringa e matcha con un prefisso. Di conseguenza, qua segneremo 5. Ora, come avete potuto magari intuire, le n daranno sempre valore 0 poiché il primo carattere della stringa è A, quindi non matcheranno mai. Qua abbiamo Ana che matcha qua con i primi 3 caratteri, non si può andare oltre la fine della stringa, quindi segniamo 3, e A matcha con A, e quindi segniamo 1. Benissimo. Ok, abbiamo costruito questa struttura, ma molto probabilmente non è chiaro che cosa, a che cosa possa essere utile. Ad esempio, con questa struttura si possono risolvere più problemi che riguardano l'elaborazione di stringhe. Ad esempio, uno potrebbe chiedervi qual è il più lungo prefisso di una data stringa X che è anche il suffisso della stringa. Cioè, a partire da qua, qual è la più lunga sottostringa che è anche il suffisso, cioè ha come indice di fine l'ultimo simbolo della stringa. Questo problema com'è che si può risolvere? Allora, noi sappiamo che questa informazione ci dà quanto, fino a che simbolo, fino a che altra posizione corrisponde ad un prefisso. Sì? Cerco il massimo valore. No, non necessariamente, perché se ad esempio qua, vediamo, no, questa stringa non è un buon esempio, però non necessariamente il massimo valore. Sì? Se parto dal fondo, cerco il numero più alto che però mi comprende la stringa fino a finire. Cioè, in questo Ovvero, ad caso esempio qua, me lo sai dire, quindi? 5, ok, non perché il però massimo, non ma perché il perché. massimo, ma perché il numero di posizioni che c'è tra quella cella e la fine è 5, se Esatto, no non. esattamente, perché non necessariamente il massimo valore mi permette di arrivare fino a matchare alla fine della stringa. Devo cercare il massimo fra quelli che hanno valore di z equivalente al numero di caratteri rimanenti. Perché se l'esempio qua, adesso non sto a costruirlo, però fosse stato 4, mi avrebbe detto, ok, da qua riesco a matchare fino a qua, ma non arrivo alla fine della stringa. Dunque, quello lì non è un suffisso. A partire da questa posizione non c'è un suffisso che è anche il prefisso della stringa. Mentre a partire da questa posizione sì, perché con 3 riesco a vedere benissimo che matcho fino a qui, matcho un suffisso con un prefisso. Perché qua sto dicendo, da qui i 3 simboli successivi matchano a partire dalla posizione iniziale del testo. Ok. Questo qua è uno dei problemi che si possono risolvere con questa tecnica. A dire il vero, ci sono algoritmi che diciamo, la rivisitano questa tecnica, in particolare l'algoritmo di Manasseh o Manasseh, che qual è la domanda che si pone? La domanda che si pone è quella della più lunga sottostringa palindroma di un testo. Cioè, all'interno di un testo voglio trovare
il più lungo fattore, che sia palindromo. Questo qua fa due lavorazioni simili a questa. In particolare discrimina i casi dove le stringhe palindrome, sottostringhe palindrome, hanno lunghezza pari e hanno lunghezza dispari. Qualcuno vuoi sa dirmi perché c'è una discriminazione particolare? Perché, sì? E quelli spanano il centro che... Esatto, c'è un carattere centrale che si può anche evitare di controllare e per il ragionamento che fa discrimina i due casi. Non ve lo sto a far vedere perché è un po' fuorviante, secondo me, non ci starei coi tempi, però vi consiglio di andare a vederlo, perché è un problema che può capitarvi. Però noi non eravamo partiti da quel problema, noi siamo partiti dal problema del string matching, cioè matchare un pattern all'interno di un testo. Però questo algoritmo funziona su una stringa generica. Possiamo adattare questo algoritmo, secondo voi? Vi viene in mente un qualche modo particolare in cui si può adattare? Ovvero, vogliamo fare un'elaborazione simile, soltanto che abbiamo un pattern di una lunghezza m e un testo di lunghezza n. E noi vogliamo matchare il pattern all'interno del testo. Sì? Magari un primo controllo che posso fare è andare a vedere, scorrendo il mio array z, quale valore è uguale ad n. Perché tutti quelli minori o maggiori sono già che nominano. Attenzione però, che informazione dà il valore contenuto qua dentro? Dà un'informazione relativa a un fattore della stringa con il prefisso della stringa stessa. Quindi ho informazioni su elementi del fattori del testo che matchano con un prefisso sempre del testo. Però magari il pattern non ha alcun simbolo del testo. Magari il testo è soltanto composto da ABCD, mentre il pattern ne ha XYZ. E qua sto dicendo al testo, ok, magari è ABCD, ABCD, dico il secondo ABCD matcha con quattro caratteri del primo. Ok, ma il pattern è XYZ, che cosa mi sa significare? Anche se un pattern lungo 4, io per quel secondo ABCD ho valore 4 di Z. Ad esempio qua, Anana sapevamo che matchava con Anana qua all'inizio. Però se un pattern di lunghezza 5 che non c'entra niente con Anana, questa informazione non mi serve. Sì? Sto pensando, possiamo usare due cursori, uno che mantiene la traccia della posizione nel testo e uno che tiene traccia della posizione del pattern. Sì. E ogni carattere del testo ce li ha di una posizione aperta anche cursori. Se il carattere in quella posizione del testo è equivalente in quel pattern, ok, e lo continuiamo ad andare avanti. Se invece è diverso, la posizione del cursore nel pattern ritorna conterrà il valore che dentro la cella del prefisso. Allora, attenzione, una cosa che è importante da capire è che questa cosa qua la sto costruendo su una sola stringa, però io adesso ne ho due. Questa informazione mi dà un'informazione solo sulla stringa stessa, però devo gestirne due. Quello che dovremmo fare, in teoria, è mettere assieme queste due stringhe in qualche modo e poi costruire Z su la, diciamo, l'unione fra queste due stringhe in modo tale da avere più informazioni. Allora, se io vi chiedessi, se dovessimo matchare un pattern all'interno di un testo, qual è l'algoritmo che vi verrebbe in mente? Proprio il più semplice possibile. Doppio ciclo for, uno che controlla e quanto un capo uguale continua a controllare per... Sì, esattamente. Doppio ciclo for, considero ogni posizione del testo, a partire da quella posizione vedo quanti caratteri match. Sì? Scusa una cosa, non sono sicuro di aver capito il problema. Noi abbiamo una stringa L che per esempio è A, 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 B, 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 C, 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 eccetera, eccetera. Sì, un testo. E una stringa M che mettiamo è B, B, B.
E vogliamo vedere quante volte compaiono. Sì, in quali posizioni esattamente occorre all'interno del testo. Ad esempio, pensa magari quando hai un editor di testo, stai facendo find e vuoi trovarlo. Se io mettessi all'inizio la stringa M e poi vedessi, usassi quella tecnica lì per... Ovvero questo array lo costruisco su che cosa? Metto M all'inizio, poi sì. Segue M e poi ogni volta vado a vedere... Esattamente. Mettiamo che è 5 la mia stringa M, se io ho una posizione 5 esatto. Da qualche parte allora guardo. Esattamente, perché l'idea che cos'è? Io questo array mi dà informazioni sul match con il prefisso, ma se il mio prefisso è esattamente il pattern che voglio cercare e quello che segue sarà il testo, ho informazioni di il testo, quanto matcha un certo fattore del testo con il pattern. Manca una piccola cosa che adesso... di specifico, però l'idea è la stessa, ovvero introduco un nuovo simbolo separatore che non appartiene all'alfabeto e questo array Z lo costruisco su questa stringa pattern separatore testo. Ora proviamolo su un esempio. Ad esempio, io ho il testo banabananab e il pattern, ad esempio, ana. Voi, proprio a occhio, sapreste benissimo dirmi dove si trova questo pattern all'interno del testo. Ha tre occorrenze e sono qui, qui e qui. Ora, usiamo la sua idea per costruire l'array Z sopra pattern separatore testo. Per prima, per la prima posizione non ci interessa, N non matcha con A e così via, quindi 0, 1, perché poi c'è il separatore e non matcha con alcun altro simbolo nell'alfabeto, 1, 0, 0, cioè palesemente tutti i fattori che iniziano per una lettera che non è la A saranno 0, qua matcha con 1, qua matcha con 3, Ana. Qua matcha soltanto la A, qua matcha con 3 perché Ana, e qua succede una cosa particolare, ovvero A, N, A, e poi ci chiediamo, ok, quello di lunghezza 4 matcha? No, perché c'è il separatore, e quindi l'importanza del separatore. Perché se questa stringa, ad esempio, fosse iniziata per N, avrei detto 4, 5, ma io sto già matchando il testo con se stesso. Non è l'informazione che mi serve. Per cui questo separatore è fondamentale. A dire il vero, si potrebbe imporre un limite al valore che vado a mettere qua dentro. Ad esempio, non può andare oltre la lunghezza del pattern, però il separatore fa lo stesso ragionamento. Quindi 3. Ok. Ora, avendo queste informazioni, questo Z-array, qualcuno mi sa dire come trovare le occorrenze del pattern nel testo? Sì. Cerco tutte le celle che hanno come valore la lunghezza di P. Esattamente. Tutte le celle dopo il dollaro, dipende da come costruite questo, a dire il vero, però non lo ignoriamo, però questo qua è inutile da controllare. Tutte le celle dopo il dollaro, quindi solo quelle del testo, dove il valore di z equivale alla lunghezza del pattern. Perché se z mi dice valore 3, vuol dire che da qua a qua sto matchando 3 caratteri con il prefisso. Il prefisso è il pattern, è a lunghezza 3. E quindi questa è un'occorrenza del pattern. Stessa cosa qui, infatti la si vede qua. Stessa cosa qui, ed è questo.
Quindi abbiamo trovato tutte e tre le occorrenze del pattern del testo usando l'algoritmo Z su questa stringa, che è la concatenazione tra pattern e testo separata da dollaro. Sì. Ma questo algoritmo non è più vantaggioso rispetto all'altro classico? A quello classico? Adesso ci arriviamo, è proprio il passo successivo. Allora, qualcuno mi sa dire la complessità di questo? Magari ha in mente qualche idea? Cioè, se uno dovesse costruirlo, cos'è che farebbe? Scorrerebbe tutte le posizioni e poi da lì, per ogni posizione, vado a matchare con il prefisso. Il prefisso sappiamo che è il pattern, non si può matchare più del pattern grazie al dollaro, e la lunghezza m. Le posizioni quante sono? Beh, sono n più m più 1, però le posizioni prima non ci interessano, potremmo anche saltarle per fare il matching del pattern nel test. Quindi abbiamo n posizioni e per ciascuna questa n matchiamo con il prefisso. Ma qual è il caso pessimo? Ogni volta dobbiamo andare a controllare un numero proporzionale alla lunghezza del pattern. Quindi n per m. Questa è la complessità se dovessimo costruire z con questa idea. E ovviamente mi dite, ma questa qua è la stessa complessità che avrei facendo la ricerca naive, ricerca banale. Provo tutte le posizioni nel testo e controllo se matcha con il pattern, fino a che punto matcha. E se matcha tutto, è un'occorrenza. Che vantaggio ha? Non è vantaggioso. Ebbene, c'è una costruzione, in realtà, che mi permette di costruirlo in tempo lineare. Adesso considero tutta la lunghezza. Posso costruire in n più m questo array e il controllo delle occorrenze è semplicemente una scansione di questo array e quindi è sempre n più m. E adesso vi faccio vedere qual è l'idea fondamentale che vi permette ogni volta di dover controllare il match con il pattern. Allora, si basa sulla costruzione che abbiamo appena detto, ovvero voglio provare, perché all'inizio ovviamente non abbiamo alcuna informazione dentro l'array Z, è vuoto, dobbiamo per forza fare l'algoritmo naive e quindi dovremmo provare i match con una scansione lineare, banalmente. Sì? Quindi il dollaro praticamente ci serviva per non farlo essere n quadro? Sì, perché eventualmente ogni volta dovresti, a dire la verità diventerebbe n per n più m, per cui potrebbe, e se n tipicamente ovviamente ha senso soltanto in questo caso, perché ovviamente se il pattern è più lungo del testo non ha correnza, però sì, diventerebbe n qua, cosa che non è buona se i testi sono enormi e i pattern sono piccoli. Ok, quindi dicevo, costruiamolo con l'idea banale, però ci manteniamo un'informazione. Questa informazione prende il nome di Zbox e che cos'è? Sono i puntatori a inizio e fine dell'ultima cosa che ho matchato, della cosa che finisce più a destra, ovvero ipotizzate, adesso ve lo disegno come linea, che questo sia l'array Z. Sono partito dalla prima posizione, ho matchato fino a qui. La posizione che dovrò controllare dopo è questa. Però qua ho già fatto una certa elaborazione, un'elaborazione particolare. Quindi quello che voglio fare è, mi tengo riferimento di questo e di questo, di queste due posizioni. Ok. Adesso vi faccio capire perché questa cosa è utile. Ci sono due casi, banalmente, ovvero mi sono tenuto riferimento allo Z-box che finiva più a destra. E io adesso mi trovo oltre. Cosa significa questo? Io qua, fino a questo punto, ho già costruito l'algoritmo Z. Questo Z-box mi dà informazioni su qualcosa che ho già costruito. Può servirmi a qualcosa? No. E allora qua farò la costruzione naive. Proverò a controllare fino a che posizione matcha. E quindi nulla di strano. Tuttavia, se mi trovo ancora all'interno dello Z-box che finiva più a destra, che cosa so?
Adesso fatemelo ridisegnare perché mi serve un po' di spazio. Ora indichiamo gli estremi dello Z-box come LR e la posizione attuale come I. Che cosa so di questo Z-box? Beh, so che a partire da questa posizione L fino a R io avevo matchato con il prefisso, perché LR sono i riferimenti alla cosa, alla sottostringa più lunga, quella che finiva più a destra, che è matchata con un prefisso. Quindi sono certo che questa sottostringa matchi con questo, certi lo chiamano prototipo, con questo prototipo che va da posizione 0 a posizione R-L più 1. Ok. Quindi sono certo che questo matchi con questo. Proprio per definizione di Z-box, mi sono tenuto l'ultima la cosa che fino a destra che è matchata con il prefisso. Io sono ancora dentro questo Z-box, ma se questo matcha con questo prefisso, cosa vuol dire? Vuol dire che anche questo matcha qui. Chiaro? Tutto questo matcha con questo. Questa sottostringa sta dentro lo Z-box, quindi questa sottostringa matcha con questa sottostringa. Tutto chiaro? Quindi matchano. Però questa è una posizione antecedente a quella attuale. Io lo Z-array l'ho costruito dalla posizione 0 in poi. Che cosa significa? L'elaborazione per questa sottostringa, io qua ce l'ho già nello Z-array. Posso sfruttarla. So che qua, la prima posizione, che sarebbe I-L più 1, se non ho sbagliato ho fatto un off by one, ho già l'informazione di questo fino a quanto matcha con il prefisso. La posso riutilizzare. Quindi, questa qua inizialmente la farò valere uguale, quindi Z di I è uguale a Z di I-L più 1. Perché ho già fatto un'elaborazione per qualcosa che era identico a se stesso. E qui si diranno altri due casi. Ovvero, se so che questo fattore aveva matchato con fino alla fine dello Z-box, so che qua matcha con un prefisso fino alla fine. Ma oltre dovrò ricalcolarlo necessariamente, perché qui e qui possono essere benissimo diversi. Quindi lavorazioni più che dovrò andare a fare. Altrimenti, se questo Z-box mi dice no, guarda, questo pattern matchava fino a qua con un prefisso, ma ad esempio l'ultimo simbolo no, e allora necessariamente anche questo matcherà fino a qui, eccetto l'ultimo simbolo dentro lo Z-box, e poi non matcherà oltre. Quindi ha senso andare a guardare qua se questo simbolo è sicuramente diverso? No. E allora mi fermo e continuo con la posizione successiva. È una cosa un po' intricata, quindi se avete domande fatemele pure. Adesso vi provo a fare un esempio. Vediamo un po'. Ovvero, possiamo vedere benissimo adesso, ve lo costruisco velocemente, 1, 2, 0, 3, 4, 1. Supponiamo magari di essere arrivati fino a questa posizione. Devo calcolare questa. L'ultimo Z-box è questo. Cos'è che posso dire? Se questo è l'ultimo Z-box, sicuramente matchava con questo.
benissimo. Però che cos'altro so? So, essendo ancora dentro lo Z-Box, sì. Come fai a sapere che ha l'ultimo Z-Box? Perché qua avevo matchato tre caratteri e poi basta. E qui non ne ho matchato nessuno. Se fosse andato oltre sarebbe stato quello lo Z-Box. Cioè tengo l'ultima cosa che è matchato con un prefisso che finiva più a destra, in pratica. Ed è questa. Perché qua matcha 1, tutti gli altri matchano 0. Sì. A questo punto dell'elaborazione è questo. Perché il resto non l'ho ancora calcolato. Ora, se so che questo fattore match con questo prefisso, io sono ancora dentro lo Z-Box. Che cosa so? So che da me, fino alla fine dello Z-Box, matcho nella stessa posizione relativa nel prefisso. E infatti è vero. Perché sono ancora dentro lo Z-Box. Quindi qua faccio partire da 1 il valore, che è lo stesso di qua. Letteralmente prendo questo proprio qua dentro. E che cos'altro posso fare? Sono arrivato alla fine dello Z-Box. Bene. Tuttavia, quello che c'è dopo è ignoto. Non ho informazioni, perché lo Z-Box mi dava informazioni fino a questa posizione. Oltre no. E infatti, come potete vedere, è diverso. Dunque dovrò proseguire con l'algoritmo naive. Ovvero, sicuramente A matchava con il prefisso, perché questo matchava con questo. Perché ho ripreso la stessa informazione. E allora vado oltre con l'algoritmo di prima. Quindi A matcha con un prefisso sì, e allora lo incremento. A matcha con un prefisso sì, e allora lo incremento fino ad arrivare a 3. Alla fine di questa procedura, questo Z-Box è finito oltre l'ultimo che mi ero ottenuto. E allora non è più questo lo Z-Box, ma è questo. Qua sono dentro lo Z-Box. E che cosa so? Beh, questo Z-Box matchava con il prefisso. E allora questo simbolo, da questo simbolo fino alla fine lo Z-Box, matcherà qua. Quindi qua ho già elaborato l'informazione per questa sottostringa. La riprendo. È zero. È zero, non posso continuare. Non arrivo alla fine dello Z-Box. Quindi, grazie all'uso degli Z-Box, informazioni che ho già elaborato non devo ricomputarle. Ovvero, se sono dentro uno Z-Box, non devo andare a controllare con l'algoritmo naive questi valori, i valori successivi. Non li andrò a ricontrollare con l'algoritmo naive, non faranno dei confronti. Soltanto una volta che uscirò dallo Z-Box farò confronti, ma a quel punto riaggiorno lo Z-Box e questi qua non li riutilizzerò nell'algoritmo naive. E quindi è un'informazione che porto avanti in base a come matcha con il prefisso. Grazie a questo miglioramento, l'algoritmo di costruzione non deve passare più volte, come faceva l'algoritmo naive, su caratteri che erano già stati controllati. E quindi la costruzione è O di N più M. Avete domande? Una domanda. Sì. Ma perché ho grandi N più M? Perché la stringa era la concatenazione di pattern e testo. Pattern lunghezza m, testo lunghezza n, e quindi in complessivo non è semplicemente n, perché alla fine io vado a recuperare i valori, poi proseguo nel caso ho comunque dei caratteri ancora da esplorare, quindi devo aggiornare. Ma ok, tu l'algoritmo stai calcolando su questa stringa, okay. Questo è lungo m, questo è lungo n, quindi lo stai calcolando su una stringa m più n. Sì, sì, no, m sarebbe il calcolo del fatto. Esatto, perché comunque con l'utilizzo degli Z-Box devi calcolare necessariamente anche le informazioni del pattern. Così poi da riutilizzare. Quindi n più m è la creazione del... È la creazione dello Z-Array. Non è più la ricerca n... diventa om. La ricerca, esatto, puoi andare direttamente nella parte del testo e controlli, come prima abbiamo detto, le celle il cui valore z è lo stesso della lunghezza del pattern. Qualcuno ha domande e non ha capito il ragionamento dello Z-Box? Tutto chiaro? Ok. Allora, di questo algoritmo non ho trovato il paper,
Però ci sono molti esempi su dei blog che sono molto utili, fanno vedere proprio tutto passo passo con la struttura e i riferimenti allo Zbox, quindi ve li consiglio, probabilmente ve li linkeremo sul sito se volete magari provare anche a implementarlo. È un algoritmo carino da implementare e non ha solo l'applicazione dello stream matching, come abbiamo detto prima, anche ad esempio il più lungo suffisso che è prefisso e così via. Ora abbiamo finito con Z. Adesso vi voglio presentare un altro algoritmo, sempre che costruisce una struttura di supporto a una stringa, un testo, qualsivoglia, e ci dà delle informazioni per risolvere problemi come ad esempio string matching. Questo algoritmo prende il nome di DBF, ovvero Dictionary of Basic Factors, e la costruzione è un po' elaborata. Ora, prendiamo una stringa. Probabilmente dovrò lasciare più spazio. Ok. Quello che faccio è aggiungo un dollaro alla fine. Questa cosa viene fatta anche in altri algoritmi per stringhe, qualcuno magari l'ha mai vista, il fatto di aggiungere un dollaro alla fine. Ok, è una cosa che torna utile ad esempio per i suffix tree, suffix try o suffix array, quindi sempre algoritmi che risolvono problemi su stringhe. Quell'informazione del dollaro poi ci tornerà utile alla fine, poi vedrete perché. Ora, quello che faccio è, banalmente, le lettere sono scomode, passo alla loro rappresentazione numerica che mi dà l'ordine alfabetico, comunque lessicografico, delle lettere, ovvero la A è la lettera che viene prima di tutto, quindi le darò valore 1, poi c'è la B e poi c'è la N, quindi 2 e 3. Passo una rappresentazione alfabetica a una numerica. Per convenzione il dollaro sarà antecedente a tutti nell'ordine. Poi abbiamo detto qual è la prima lettera all'interno della stringa in ordine alfabetico, la A, e quindi la A la rimpiazziamo con degli uni. Poi c'è la B, che la rimpiazziamo con 2. E poi c'è la N, la rimpiazziamo con 3. Questa rappresentazione è decisamente più comoda, perché possiamo fare cose con l'ordinamento in modo più ovvio, più comodo. Abbiamo una rappresentazione un po' più compatta, perché? Perché ad esempio una lettera la rappresentiamo con 8 bit o anche di più, in certe codifiche. Invece adesso siamo arrivati da 0 fino a 3, perché abbiamo 4 simboli diversi in questa stringa. L'algoritmo DBF quello che fa è costruire un array bidimensionale, o comunque più array, si può vedere anche in questo modo, ma quanti? Pari al logaritmo in base 2 della lunghezza della stringa, che adesso chiamerò x dollaro, presi per eccesso, perché eventualmente magari in questo caso la stringa è lunga 12, quindi compreso il dollaro, quindi logaritmo in base 2 di 12 preso per eccesso. L'algoritmo in base 2 di 12 è circa 3, qualcosa, quindi andrò a costruire 4 array paralleli. Beh, questo è il primo, che indicherò come indice 0. E ora che cosa voglio fare? Gli array successivi, cioè come questo array ci dà informazioni su un singolo carattere nella corrispettiva posizione, l'array dopo voglio che mi dia informazione della sottostringa che parte da quella posizione fino alla posizione incrementata, ad esempio chiamiamolo T, l'indice di riga, di 2 alla t, cioè quella lunga 2 alla t,
ovvero qua siamo a 1, quindi 2 alla 1 è 2, e quindi la stringa lunga 2. E come potete capire, alla terza riga avrò informazioni di stringhe lunghe 4 e poi all'ultima stringhe lunghe 8. Ma com'è che le costruisco? Allora, voglio costruire l'informazione relativa a questa stringa di lunghezza 2. Com'è che posso farlo? Beh, se fossimo in una rappresentazione decimale basterebbe giusto apporre la rappresentazione numerica delle lettere e l'ordine rimane lo stesso. Chiaro perché? Se esempio AA è 1,1 in decimale, giusto apponendo le cifre, e verrebbe prima di ogni altra cosa che non inizi per 0. NN sarebbe l'ultima, infatti avrebbe 3,3, che è il valore massimo che si può rappresentare. Cosa che facciamo quindi? Per comunità noi costruiamo le coppie. Di che cosa? Di quello nella posizione attuale, del valore nella posizione attuale, che è 2, e il valore nella posizione alla fine della stringa che parte da lì, di lunghezza 2 in questo caso, che è 1. Quindi, stessa cosa qua, 1, 3, stessa cosa qua, 3, 1, qua 1, 2, qua 2, 1, qua 1, 3, e così via. Ok, qua che cosa succede? Si farà un wrap around, quindi 0 con quella successiva che è 2. Ora voglio ordinarle perché dovrò assegnare a queste celle il valore di queste coppie, cioè il valore che hanno il valore della posizione di queste coppie nell'ordinamento. Quindi cosa che facciamo? Guardiamo prima la prima cifra e a parità di prima cifra la seconda. In questo caso qual è la coppia che ha valore di prima cifra minimo? 1, 0, 2. E quindi questa qua avrà valore 0 nel secondo array. Poi ci sono quelle che hanno valore 1 nella prima coppia, che sono questa, questa, questa e questa, che appunto sono sottostringhe di lunghezza 2 che iniziano per A. Infatti verranno prima. Quella che precede tutte è quella 1, 2, che avrà valore 1, che è qui e qui, e poi 1, 3, che avranno valore 2. Spero di averle prese tutte. E non ce ne sono altre che iniziano per 1. Poi prendiamo le coppie che iniziano per 2, che sono questa, questa, e questa, viene prima la coppia 2,0, che sarà terza nell'ordine, e poi le coppie 2,1, che saranno quarte. E poi quelle che iniziano col 3 ci sono soltanto coppie 3,1, e quindi saranno tutte in quinta posizione. Benissimo. Questo array, questi valori, che cosa ci dicono? Se io volessi confrontare fattori di lunghezza 2, andrei a direttamente a guardare questo. E per esempio, voglio confrontare AN con BA, iniziano tutte in questa posizione, e che cosa so? AN vale 2, BA vale 4, infatti AN precede BA. Perché questa è una rappresentazione numerica della giusta posizione di due caratteri, quindi di fattori di lunghezza 2. E dato che questo valore qua è la posizione nell'ordinamento, io so come si ordinano fra di loro fattori di lunghezza 2. Ad esempio, NA inizia qua a valore 5, precede AB, che inizia qua e ha valore 1, infatti 5 è maggiore di 1. Chiaro perché? Cioè sono passato da una rappresentazione in simboli a una rappresentazione in numeri.
e da quello ho fatto delle coppie che mi rappresentano fattori di lunghezza 2. Ora, stessa cosa alla riga 2, però fattori di lunghezza 4 adesso. Ovviamente questa riga ci dava informazioni su fattori di lunghezza 2 e quindi considereremo quella, perché i fattori di lunghezza 4 possiamo vederli come giusta posizione di due fattori di lunghezza 2. Ad esempio qua, il fattore che inizia in posizione, in questa posizione di lunghezza 4 qual è? BANA. Come lo posso rappresentare? Come la coppia di questo seguito da questo. Questo è rappresentato dal 4 e questo è rappresentato dal 5. Stessa cosa qua. È un fattore, voglio rappresentare il fattore di lunghezza 4, posso vedere come questo fattore concatenato a questo fattore. Questo fattore è rappresentato dal 2, questo fattore è rappresentato dall'1 e così via. Quindi 5 con 4, 1 con 2, 4 con 5, 2 con 2, 5 con 5, 2 con l'1, 5 con 3, e anche qui come prima wraparound, quindi che siamo quasi arrivati alla fine, 1, 0, 3 col 4 e poi lo 0 col 2. Come prima trovo l'ordinamento di queste coppie, quindi in questo caso questa qua è sempre quella di posizione 0 nell'ordinamento, quelle che iniziano per 1 sono questa e questa, viene prima 1, 0, seguita da 1, 2 nell'ordinamento. Quelle che iniziano per 2 quali sono? Questa, questa e questa, ovviamente viene prima 2, 1, che sarà in posizione 3 nell'ordinamento, e poi 2, 2 in posizione 4. Quelle che iniziano per 3 c'è solo questa, quindi 5. Quelle che iniziano in posizione 4, cioè 4, 5 e 4, 5, entrambe, a entrambe assegno 6. E poi quelle che iniziano per 5, che sono questa, questa e questa, che nell'ordinamento sono 7, 8 e 9. Infatti ora, se voglio confrontare fattori di lunghezza 4, cosa posso fare? L'esempio NABA con BANA. Beh, NABA è rappresentato da questo, che è 8. BANA è rappresentato da questo valore, che è 6. E infatti BANA, che è 6, precede NABA, che è 8. Quindi dal confronto fra stringhe posso semplicemente farlo confrontando questi valori in tempo costante. Non devo fare quattro confronti come l'algoritmo naive. Voglio confrontare questo con questo. Banalmente prendo gli indici e scorro finché c'è una corrispondenza. Qua mi fermo subito. Per esempio, se voglio confrontare Ana con Ana, dovrei continuare fino alla fine. Invece adesso no. Adesso, ad esempio, il fattore lunghezza 4 lo confronto in tempo costante, avendo prima costruito questa struttura. Manca l'ultima riga, perché dovevamo farne 4. Adesso magari cancello qui per fare un po' di spazio. Quindi 3. Adesso fattore di lunghezza 2 alla 3, quindi 8. E quindi qua cos'è che sarà? Fattore di lunghezza 8, bana bana, lo posso vedere come la concatenazione di due fattori di lunghezza 4, BANA, seguito da BANA. BANA è rappresentato dal 6, il secondo BANA è rappresentato anch'esso dal 6, e infatti sono identici. Stessa cosa qui, quindi 3 seguito dal 4, 8 seguito dal 9, 2 seguito dal 3, 6
seguito dal 7, 4 seguito dall'1, 9 seguito dal 5, 3 seguito dallo 0 e poi come prima avrà parlato. Quindi 7 seguito dal 6, qui, poi 1 seguito dal 3, 5 seguito dall'8 e 0 seguito dal 2. Come prima trovo l'ordinamento di queste coppie, quindi verrà prima la coppia che inizia con lo 0, poi la coppia che inizia con l'1, che è questa, quelle che iniziano col 2, che sono questa, quelle che iniziano col 3, che ce ne sono 2, viene prima 3, 0, e poi 3, 4, poi le coppie che iniziano per 4, che sono questa, quindi 5, coppie che iniziano per 5, c'è solo questa, quindi 6, coppie che iniziano per 6, ce ne sono 2, viene prima 6, 6, quindi qua segno valore 7 e qua segno valore 8. Poi le coppie che iniziano per 7, ce n'è solo una, 9, coppie che iniziano per 8, c'è solo questa, quindi 10, e poi l'unica coppia che inizia per 9, quindi 11. E come prima, grazie a questo array, possiamo confrontare fattori di lunghezza 8. Sì? Se volessi confrontare fattori di lunghezza 7? Ci arriviamo dopo, però sì, ottima domanda. Effettivamente non è immediato. Dovremmo fare due confronti, non uno. Ok. Qual è la peculiarità di quest'ultima riga? Qualcuno la vede? Rispetto alle altre, che è la più grande prima che si scorre, cioè non posso farla i 16 perché sennò andrei oltre la lunghezza della scritta. Cioè, oddio, potrei continuamente fare il wrap around e arrivare a concatenare il testo con se stesso più volte, quindi non avrebbe senso. Infatti, come si può vedere qua, sì? Che non si ripete mai neanche un numero. Certo, sono tutti i valori da 0 alla lunghezza della stringa meno 1. Quindi infatti è anche per questo che non avrebbe senso continuare, perché il valore del primo elemento della coppia che andrei a costruire darebbe l'ordinamento, lo stesso di questo. Cioè, per ogni riga che continuo ripeto tante volte questa stessa riga, non ha senso continuare. Ora, come possiamo sfruttare questo array? Ora, adesso vi presento... ve lo dico, probabilmente non l'avete fatto, dato che all'inizio avete detto non avete fatto algoritmi su stringhe, però vi consiglio di andare a guardarlo perché vi permette di fare pattern matching anche questa struttura. E la struttura è indicata da quest'ultima riga, è sempre particolare quest'ultima riga. Purtroppo mi serve spazio, però ve lo dico già, dopo lo andiamo a costruire, questa riga mi dà indicazione sul suffix array di questa stringa, e con suffix array possiamo fare pattern matching con un qualsiasi pattern. Attenzione, quando l'algoritmo Z dovevo costruire l'algoritmo su pattern dollaro testo, cosa significa? Se cambio il pattern devo ricostruire l'array da zero perché cambia il prefisso. E invece un suffix array no, è indipendente dal pattern, lo costruisci sul testo e lo usi per fare pattern matching con qualsiasi pattern. E dopo vi faccio vedere anche come utilizzarlo banalmente. Tuttavia, come diceva prima il vostro compagno, ok, vi ho detto come confrontare sottostringhe di lunghezza 1, 2, 4 e 8, ma valori intermedi? Valori non potenza di 2? Com'è che possiamo fare? Se ad esempio voglio confrontare Anava con Anana, sono uguali? Sono diversi? Chi viene prima, chi viene dopo? Come faccio a vederlo qua dentro? Voi che cos'è che fareste nella testa? Confronto le prime lettere
finché non c'è una differenza. Lo stesso ragionamento, piuttosto simile, è qua. Confronto le prime lettere, in particolare in questo caso 4, fino a qui, e poi eventualmente, se anche queste sono uguali, vado a vedere che cosa, le ultime 4, quindi pure qua. Non mi interessa se queste 3 le ho già utilizzate nel confronto, farò confronti in più, ma ce ne frega poco se qua tanto i confronti sono in tempo costante. Non dobbiamo riconfrontare i caratteri, che sarebbe costoso con l'algoritmo naive. Sto facendo confronti usando questo array che mi permette di farlo in tempo costante. Ovvero, consideriamo ANAB e ANAN. Voi sapete dire ovviamente subito che ANAB viene prima di ANAN. Dov'è che si vede qua? Noi abbiamo il fattore di lunghezza 4. Qual è l'array che ci dà l'informazione su fattore di lunghezza 4? La seconda riga. Questa qua? Perché questa qua c'è l'informazione su fattore 2 alla 2. ANAB è rappresentato dal 3. ANAN è rappresentato dal 4. Infatti ANAB precede ANAN. Posso farlo con un confronto fra numeri, che si fa in tempo costante. Altrimenti, se volessi confrontare Banab con Banan, cosa succede? Bana con Bana, voi sapete già dirmi che sono identici. Bana fattore di lunghezza 4, informazione ce l'ho qui, 6. Bana fattore di lunghezza 4, informazione ce l'ho qui, 6. Infatti sono identici perché Bana è uguale a Bana. E quindi vado a vedere il suffisso di lunghezza 4, di quello che voglio confrontare. Quindi ANAB con ANAN. ANAB l'informazione ce l'avevo prima in blu, ANAN l'informazione ce l'avevo prima in blu, ANAB precede ANAN e quindi BANAB precede BANAN. Chiaro? È indipendente se vado a riconfrontare cose già fatte, tanto il costo è sempre costante. Ok, ora la parte importante. Benissimo, questa struttura è comoda, posso fare i confronti fra sottostringhe di qualsiasi lunghezza in tempo costante, perché infatti per qualsiasi sottostringa posso confrontarle al più con due confronti, perché basta scegliere la riga T, tale per cui vale questa condizione, dove Y è quello che voglio confrontare, è la lunghezza di ciò che voglio confrontare, ovvero scelgo la potenza di 2 che mi comprende fra lei e la successiva la lunghezza di ciò che voglio confrontare. Infatti prima la lunghezza era 5 ed è compresa fra 4 e 8. 4 è la potenza che dà il valore minimo di questo range e quindi userò la riga 2, 4 è 2 alla 2, la riga 2. Infatti abbiamo usato questa. Sì? Ma se avessi dovessi cercare una stringa lunga secante, in questo caso hai dovuto fare 3 confronti? No, perché fai i primi 4 caratteri di ciascuna, sì, e gli ultimi 4. Ah, ok, sì. Se ce ne hai 8, poi usi direttamente questo array. Se ne hai 12, che è la lunghezza massima della stringa, fai sempre a parte che non ha senso, a meno che non considerati wrap around, però comunque fate 8 e 8, i primi 8 e gli ultimi 8, e i 4 in mezzo li usate più volte, ma poco importa. Ora però, com'è che possiamo costruirla questo DBF? Beh, il passaggio dalle lettere alla rappresentazione numerica si può fare abbastanza velocemente, perché tanto magari se avete un alfabeto comunque ristretto si può fare
veramente in modo immediato, in tempo lineare. Quindi non è la parte che ci interessa. La parte che ci interessa è la costruzione delle righe, quindi fare le coppie, ordinarle e poi dare l'assegnamento alla posizione e continuare così via sui valori appena trovati. Ora, quante righe abbiamo? Log n. Quante colonne abbiamo? N. Ma per costruire una riga quanto ci vuole? N. Quindi è n per log n. Per fare un ordinamento? N log n. N log n. Però noi abbiamo valori piccoli, che cosa si può sfruttare? Algoritmi di ordinamento non basati su confronti, che ci mettono tempo lineare. Ad esempio packet sort, radix sort. E quindi la costruzione di questa, se usate gli algoritmi basati sui confronti, è n log quadro n, perché hai log n righe, ciascuna costruita in n log n. Invece adesso abbiamo ogni riga la costruiamo in tempo lineare e abbiamo log n righe. Quindi questa qua è il tempo per costruirla. E per fare confronti fra due fattori qualsiasi, tempo costante. Benissimo. Tuttavia, i confronti sono solo fra i fattori della stringa. Se ho qualcosa di esterno, non posso farci nulla. Tuttavia, come vi ho detto prima, l'ultima riga ci dà informazioni anche sul suffix array, anzi è essa stessa il suffix array. Sì. Ma se la riga non cresce in modo molto veloce, dipende. Tipicamente, allora, nei problemi di competitive programming si hanno comunque alfabeti ristretti, ad esempio soltanto lettere e numeri, per cui non è un problema che ci prendiamo. Però giustamente, se consideri sei testi che possono avere qualsiasi tipo di carattere di una codifica, ad esempio, sì, ad esempio che so, usa 16 bit, allora lì diventano un po' tanti. Quindi c'è sì. Parte di un numero, magari solo di 6 caratteri, sì. A livello dopo però, potenzialmente 26 caratteri. Non necessariamente questo valore è limitato dalla lunghezza della stringa, però sì, potenzialmente all'inizio c'è questo andamento, è vero? Però poi ci fermiamo a una condizione, a una situazione del genere, dove il valore massimo è lunghezza della stringa meno 1. Quindi sì, c'è il doppio andamento, l'alfabeto raddoppia, ma intanto il valore massimo è sempre, non può andare oltre la lunghezza della stringa. Altre domande? Prima che continui con suffix array? Adesso descrivo un attimo questi valori. Benissimo, come ho detto prima, questa riga, l'ultima riga del DBF, è esattamente il suffix array. Che cos'è il suffix array? È appunto un array di valori che mi danno un ordinamento su cosa? Sui suffissi. Infatti si chiama suffix array. Ad esempio, il suffisso ab dollaro viene prima di anab dollaro. E infatti, 1 precede il 3. Quello che voglio fare è, quello che si fa costruendo un suffix array è elenco tutti i possibili suffissi di una data stringa, eccetto la stringa vuota, perché abbiamo aggiunto il dollaro, e poi li vogliamo ordinare. Infatti, se adesso rappresento i suffissi dove la posizione di partenza mi ha data nell'ordine, cioè l'elenco nell'ordine di questi che mi dà questi valori, vedrete che i suffissi saranno ordinati alfabeticamente. Ad esempio,
prima c'è il dollaro, poi c'è AB dollaro, poi il 2 è qua, quindi è AB anana B dollaro. Poi c'è il 3 anab dollaro. 4 anab anab dollaro. 5 ananab dollaro, 6 b dollaro, 7 è tutta la stringa, 8 è banana dollaro, 9 è nab dollaro, 10 è nabanana dollaro, 12esimo, posizione 11 è nanab dollaro. Ritrascrivo quei valori, a dire il vero ritrascrivo qua a fianco le posizioni di partenza, che sono rispettivamente 11, 9, qua è 3, 7, 1, 5, 10, 0, 4, 8, 2 e poi 6. Ok, che sono le posizioni da cui parte ciascun suffisso. Come potete notare, rispettando questo ordinamento, i suffissi sono ordinati alfabeticamente. Chiaro? È proprio una priorità, perché banalmente ordinavamo fattori di lunghezza 8, di conseguenza abbiamo ordinato anche i suffissi, proprio perché andare a lunghezza 16 vuol dire considerare più volte gli stessi caratteri della stringa, comunque sorpassare la lunghezza della stringa. Ora, questo qua, come detto prima, è un suffix array. Se io volessi cercare un pattern all'interno di un testo avendo un suffix array, che cos'è che potrei fare? Attenzione, una proprietà fondamentale è l'ordinamento alfabetico dei suffissi. Qualcuno ha qualche idea? Cos'è che si può fare avendo un ordinamento, una lista ordinata invece che una lista non ordinata? Ricerca binaria. Ricerca binaria. Ad esempio, sto cercando bana nel testo, vado a metà, matcha con B, ma non matcha ba, perché c'è il dollaro. Allora, potrà mai iniziare a un suffisso prima? No. Si potrà trovare quel pattern come inizio di un suffisso successivo a B. Chiaro? Perché il primo carattere matchava, ma il secondo è dollaro e A. A viene dopo del dollaro e quindi cercherò sotto. Guardo a metà, ad esempio è nab. Beh, il primo carattere, la B, viene prima e andrò a cercarlo sopra. Chiaro? Perché se il primo carattere non matchava ed era anche successivo, il mio pattern non si potrà mai trovare come inizio di un suffisso successivo. Quindi la ricerca binaria andrà prima. Poi cosa faccio? Vado qua, matcha con bana, e ho trovato un match. Cos'è che si fa quando si trova il primo match? Si guardano i vicini, quelli immediatamente prima e quelli immediatamente dopo. Il pattern non si potrà trovare altrove, proprio perché si è fatta la ricerca binaria.
perché se ho matchato esattamente qua, necessariamente mi trovo prima, perché le stringhe nell'ordine alfabetico che iniziano allo stesso modo di questa, di questo suffisso, si troveranno adiacenti adesso. Hai una domanda? No. No, ok. Quindi ricerca binaria e cerco il match. Beh, la ricerca binaria posso farla in un numero logaritmico di passi. Gli elementi qua, i numeri suffissi, sono esattamente n, perché a un suffisso corrisponde univocamente una posizione di partenza di una stringa, e le posizioni di una stringa sono tante quante la sua lunghezza. Quindi numero logaritmico. Ma a ciascun punto della ricerca binaria devo fare un confronto fra stringhe, al più per tanti caratteri quanto il pattern. Pattern a lunghezza n. Quindi posso trovare tutte le occorrenze del pattern in tempo m log n. Okay. Ci sono strutture che permettono asintoticamente di fare meglio questo lavoro rispetto a un suffix array, ad esempio suffix tree, che permette di farlo in tempo O di n. Attenzione che per arrivare a questo punto abbiamo dovuto prima costruire il DBF, che significa che abbiamo avuto un tempo di costruzione n log n. E quindi n è meglio di n log n. Ok? Però, teoricamente, la complessità di un suffix tree nasconde delle grosse costanti. E il logaritmo cresce molto lentamente. Ad esempio, per un milione, una stringa lunga un milione, il logaritmo è un coefficiente 6 di per sé. Se so che le stringhe non saranno mai più lunghe di un milione, il logaritmo, oddio, è un po' più perché è un logaritmo in base 2, però comunque ho reso l'idea. Ad esempio, le stringhe lunghe un milione sono 20, coefficiente 20, però il coefficiente nascosto qua da un suffix tree è molto ampio, nell'analisi che hanno fatto proprio. Quindi tutto chiaro come usare un DBF? Posso fare confronti in tempo costante fra sottostringhe, e in più mi costruisce di per sé il suffix tree, scusate, il suffix array del testo, e posso fare confronti di un qualsiasi pattern, non come z, in tempo m log n. Bene, io per oggi ho finito. Oggi ho finito un po' prima del solito perché ho lezioni immediatamente dopo, non come Dario. Però se avete domande potete farlo benissimo. Sì. Cioè, i numeri che sono stati associati a ogni stringa, no? Qua intendi nel suffix array, è la posizione nella stringa di partenza da cui iniziano. Infatti, ad esempio, B iniziava, B dopo iniziava in posizione 10, cioè 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Okay. Sono questi i valori, proprio le posizioni. Ad esempio, questo suffisso da che posizione parte? Da posizione 7. E infatti è qua, da posizione 7. Altre domande?